International. Rispetto alle recenti elezioni europee e al G7 che si è svolto in Puglia, si è espresso da Santiago del Cile Nello Gargiulo, membro del CGIE, il Consiglio Generale degli Italiani all'Estero. In un editoriale su Presenza, autorevole organo di informazione italo-cileno, Gargiulo ha posto due domande precise. Quale Europa si prevede per il prossimo futuro? Come reagiranno i mercati dopo le scelte politiche delle alleanze? Secondo l'alto esponente della comunità italo-cilena, sia i paesi grandi che quelli piccoli saranno obbligati a ridurre i contrasti per non portare il continente fuori dalla sua storia, a seguito di un pacifismo fittizio che nasce da populismi di natura diversa, ma sempre imprevedibili e pericolosi per la stabilità politica ed economica. Per Gargiulo, l'Europa deve assolutamente guardare al mondo in una prospettiva di equilibri territoriali che richiedono A. l'inclusione di paesi emergenti, B. nuovi trattati internazionali, C. una corretta gestione dell'intelligenza artificiale. Nella sua conclusione, Gargiulo ricorda che l'Europa, come il resto del mondo, sta vivendo un momento di grande dubbio e di grande bisogno di risultati concreti. E non, ma questo lo aggiungiamo noi, di bei discorsi generici.